Atalanta-Genoa 2-0, ancora tanta amarezza per il Grifone, però insomma c'è stata una prestazione senz'altro all'altezza della situazione. Francamente il Grifone più di questo con un Atalanta del genere non so cosa potesse fare di più se non avere una clamorosa botta di fortuna che non è arrivata. Buonasera Laura Rovellini. Ciao Carlo, ciao a tutti. Fine? Non commenti? Ma no, spiace anche perché comunque insomma fino a un certo punto si stava tenendo risultato, poi c'è stato questo 1-0 decretato dopo un interminabile resoconto al VAR. Alla fine sembrava nei minuti di recupero di riagguantarla, purtroppo c'è stato il raddoppio, spiace, ma sappiamo anche che la squadra ha veramente dato tutto e anche insomma di più di quanto poteva dare, insomma un Gilardino rammaricato, ma questo è insomma. In assoluto una partita ben giocata dal Genoa, almeno per quanto riguarda la fase difensiva e anche per quanto riguarda il centrocampo. In attacco non scopriamo certo niente di nuovo se diciamo che questa squadra fa comunque fatica a costruire gioco offensivo, vuoi per la mancanza di uomini, e mi fermo qui perché insomma le idee teoricamente ci sarebbero. Abbiamo ancora tutti negli occhi la grande vittoria contro la Roma di qualche settimana fa, dove il Genoa a trazione anteriore riuscì addirittura a realizzare 4 gol alla Roma e poi anche a farci divertire. In assoluto, insomma, rimane, non vogliamo fare assolutamente polemica, non è nel nostro stile, probabilmente non è neanche l'occasione, però insomma succede sempre che quando c'è qualcosa di contestato o di contestabile, VAR, non VAR, arbitro o non arbitro, alla fine il conto lo paga sempre il Genoa. Sull'episodio del fallo di mano o meno o presunto di Lukman si potrebbero aprire lunghi dibattiti. L'arbitro aveva annullato il gol, poi è stato richiamato al VAR per controllare che non c'è stato il tocco di mano, probabilmente il tocco di mano non c'è stato e quindi il gol dovrebbe essere regolare, quindi vantaggio legittimo dell'Atalanta. Però Laura, insomma, alla fine questo Genoa non è per niente fortunato, se vogliamo dire così. No, non è per niente fortunato e insomma quando ci sono questi episodi contestati alla fine vanno sempre a sfavore del Genoa, e questo sembra una storia purtroppo che si ripete. Quando l'arbitro è stato richiamato al monitor, Gilardino ha avuto una reazione, è stato anche ammonito, poi insomma è normale perché comunque il Genoa è reduce da tanti episodi come questo che si sono conclusi a sfavore, quindi c'è da comprendere l'allenatore, c'è da comprendere comunque una squadra che tutte le volte subisce queste situazioni e insomma lascia sempre l'amaro in bocca, perché è evidente che i giocatori stanno veramente, la squadra, il team ce la sta mettendo tutta e poi finisce sempre così. Abbiamo vissuto un primo tempo diciamo piuttosto equilibrato nella ripresa, soprattutto all'inizio l'Atalanta ha accelerato il ritmo soprattutto in attacco, il Genoa si è difeso bene, non basso, concordiamo con Gilardino quando dice che l'atteggiamento dei ragazzi c'è stato, così come il carattere e la dedizione. Purtroppo insomma sono mancati ancora una volta gli episodi, dobbiamo dire ad onor del vero che dopo aver incassato il gol di Lukman il Genoa ha disputato una restante finale parte di partita senz'altro molto positiva, sfiorando anche il gol del pareggio. A tutti i criticoni che magari storcono il naso di fronte a questa sconfitta del Grifone, come sottolineavano i colleghi in sala stampa con Giampiero Gasperini, l'Atalanta fino a questo momento in casa ha conquistato 13 punti su 15 disponibili, ricordiamo soltanto lo 0-0 con la Juve, e in casa
casa non ha ancora subito un gol, numeri che senz'altro dimostrano che la Dea è un'ottima squadra e probabilmente non bocciano un Genoa che, lo ricordiamo, inizierà il suo vero campionato venerdì al Tempio contro la Salernitana. Laura, abbiamo seguito i due tecnici in conferenza stampa, tra sala stampa e televisioni, cosa ti senti di sottolineare dell'uno e dell'altro? Ma di Gilardino mi sento di sottolineare il fatto che alla fine era in qualche modo già orientato alla partita di venerdì, dicendo dobbiamo pensare a venerdì, e insomma contro l'Atalanta sapevamo che sarebbe stata difficile. Io sono soddisfatto della mia squadra comunque, perché la prestazione c'è stata e purtroppo è finita così, non portiamo a casa i tre punti, ma venerdì sarà tutta un'altra storia, di questo ne sono certo. E vi ricordo che comunque quando poi il Genoa è andato a Roma contro la Lazio, cioè lui dice, Gilardino ha detto, io dico ai miei ragazzi di lottare sempre qualsiasi squadra loro abbiano davanti, e insomma oggi hanno fatto il possibile, poi è andata così. Gasperini mi ha dato l'idea che comunque il risultato, insomma, in qualche modo ha temuto fino a un certo punto di non farcela, vincerla, e insomma ha fatto molti elogi al Genoa e comunque ha detto non è stata una prestazione facile e sono contento, ma insomma noi l'abbiamo visto durante la partita, non era proprio molto sereno, non era serenissimo, insomma, quindi è stato un risultato. Ha infatti detto il Genoa è una squadra veloce, una squadra appunto che sa fare le grandi ripartenze, e insomma mi fa piacere per la mia squadra, avevamo contro una squadra che comunque non dovevamo prendere sotto gamba, e infatti abbiamo visto che non è stato così semplice. Carlo, salutiamo il Genoa Club Toronto che ci sta salutando. Luca Genoa ci scrive: non c'è nulla da dire a questa squadra né all'allenatore, insomma girano comunque le scatole, perdere punti per decisioni che nel dubbio ci penalizzano sempre. E Mariso scrive: secondo me il gol di Lookman era fallo. Ti giro queste riflessioni. Ma guarda, allora per quanto riguarda la prestazione, che dire, insomma, ricordiamoci che il Genoa è una neopromossa e l'Atalanta da anni è una squadra che fa le coppe europee. Sul gol, allora, insomma, Gilardino non ha gradito il fatto che l'arbitro in un primo momento abbia annullato il gol e poi sia ritornato sui suoi passi e poi sia andato a vederlo. Ribadiamo, un episodio assolutamente legittimo, però insomma al Genoa non gira mai bene, perché o ci sono le immagini che dimostrano che il Genoa non merita, oppure non ci sono le immagini quando il Genoa merita, ed è il caso della partita con il Milan. Allarghiamo le braccia e imprechiamo contro la sfortuna nella speranza che la ruota prima o poi giri. Non gridiamo al complotto, non pensiamo al complotto, altrimenti faremmo dell'altro invece di seguire il calcio. Certo è che insomma il Genoa è assolutamente in credito con la fortuna. Ho risposto a tutto, spero di sì. Entriamo nel dettaglio dei singoli, a mio modo di vedere. Allora, ci piace molto, almeno a me piace personalmente molto, fare i top e i flop. Laura, non lo so, un po' meno, non prende posizione. Allora, per quanto riguarda i top, io penso senz'altro da elogiare in blocco la difesa. Leali si è ben comportato, qualche brivido ce l'ha fatto venire, però ad onor del vero, insomma, di piede se l'è cavata bene, ha fatto almeno un paio di parate strepitose e ha dato sicurezza al reparto. Insomma, guardando l'altro lato della medaglia, dobbiamo dire che insomma giocando in reparto con gente come Dragusin, Bani e Vasquez, tutto diventa molto semplice. Ma bravo Leali, perché veramente ci ha messo del suo. Dicevamo elogio in blocco per tutta la difesa, anche quest'oggi c'erano veramente dei clienti molto difficili, da De Ketteler poi sostituito, a Muriel, a Lookman, a Scamacca, insomma tantissimi brutti clienti, eppure il Genoa ha retto alla grandissima. Non dimentichiamo anche la grande fase di filtro che ha fatto il centrocampo. Non vorrei scomodare il termine flop, altrimenti Laura poi mi tira le orecchie, sufficienza a tutti, però insomma io mi sarei
aspettato una partita, diciamo, un po' più intraprendente da parte di Malinowski, che probabilmente, non so se è stato confinato da Gilardino a compiti da geometra a centrocampo, o magari lui non ha ancora trovato la migliore condizione, però insomma mi aspettavo un cambio di passo, mi aspettavo uno strappo, mi aspettavo un uomo dell'accelerazione, e purtroppo oggi, almeno per quanto mi riguarda, io non l'ho visto. Bene senz'altro Gudmundsson, che ha fatto tutto il possibile, bene per quanto possa essere giudicato anche Ekuban, senz'altro sufficienza piena per la generosità. Ekuban ha provato in tutte le maniere di far salire la squadra, a volte ci è riuscito, a volte un po' di meno. Probabilmente da Ekuban non si può pretendere di più. Per il resto direi che insomma questo Genoa si conferma una squadra decisamente solida per quanto riguarda il baricentro e per quanto riguarda la fase difensiva. Invece per quanto riguarda la fase offensiva c'è tanto tanto da lavorare, e a questo punto il calendario metterà a nudo il vero Genoa, perché le prossime 5 partite non saranno con Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio e Atalanta e Fiorentina, così le ho dette tutte le magnifiche del campionato. Un Genoa chiamato da venerdì prossimo a prendere veramente in mano la situazione e a giocare da grifone nel suo tempio. Sì, allora siamo in debito di un po' di saluti. Allora salutiamo Catherine, salutiamo Victor, qualcuno ci ha scritto, dobbiamo avere pazienza perché comunque la ruota prima o poi girerà. Certo, noi avremo sicuramente pazienza, e intanto scorrono i giocatori che se ne stanno andando dallo stadio, e dice insomma la ruota, Muro Rosso Blu dice la ruota prima o poi girerà. Allora, a domanda precisa a Gilardino su Malinowski, dicendo qual è il suo ruolo, cosa ne pensa di Malinowski, la domanda è stata fatta da un giornalista di Bergamo, proprio perché comunque appunto qui Malinowski ha avuto una grande stagione, delle grandi stagioni, e Gilardino ha detto, la prima cosa che ha detto è un giocatore molto disponibile, e la seconda ha detto ha un tiro da fuori che va aiutato, che va fatto crescere. Io in lui vedo un giocatore che deve tirare da fuori, e io questo mi aspetto da lui. E quindi ha dato una risposta ben precisa, quindi Gilardino ha ben chiaro qual è il ruolo di Malinowski nella sua squadra, e in un ruolo che magari è più arretrato rispetto a quello che aveva nell'Atalanta. Fabrizio del Genoa Club Toronto ci scrive, non avreste visto Kutlu per Tosby tipo al 60esimo? Allora Laura mi ha bollato proprio a quel minuto e mi ha detto, senti, ma al posto di Torsby chi potrebbe entrare? Io così d'amblè ho detto Kutlu, perché insomma è un po' il sostituto naturale, e poi insomma un Kutlu che sarebbe entrato veramente gasato, visto che poi ha recuperato la convocazione in nazionale con la nazionale turca. C'è da dire che Gilardino ha puntato su Galdames, avrà avuto le sue ragioni. Penso che sia stata una mossa per recuperare totalmente il giocatore dopo che diciamo era un po' finito ai margini del progetto, e insomma adesso non penso che sia che magari la musica sarebbe cambiata clamorosamente con Kutlu al posto di Galdames. Gilardino l'ha vista così, quindi insomma senz'altro bene per il recupero di Galdames. Secondo me è un giocatore che senz'altro può dare una mano in prospettiva. Un asterisco, ci fa molto piacere che Gilardino abbia fatto esordire in Serie A Seydou Fini, tieniti forte, Seydou Fini, giugno del 2006, io all'improvviso mi sento vecchissimo, tra l'altro un periodo dove Gilardino nell'estate del 2006 diventava campione del mondo. Insomma, bravo Gilardino a credere in questo giocatore. Lui ha detto che aveva bisogno di un po' più di peso in attacco, di qui l'inserimento del giocatore in prospettiva del grifone, appunto Fini. Sì,
sorpresa, perché insomma a un certo punto ha mandato in campo Fini, però insomma questo denota comunque la fiducia che Gilardino ha in tutti i suoi giocatori, conta su quelli con esperienza perché devono aiutare gli altri, ma punta anche su coloro che di esperienza non ne hanno per magari trovare uno spunto che possa essere uno spunto positivo. Sottolineiamo il rientro dopo tanto tempo di Vogliacco, che quindi oggi ha esordito in Serie A e in quei pochi minuti in cui è stato in campo ha fatto vedere già delle buone cose. Quindi questo è una di quelle famose cose che possono far girare poi insomma tutto in positivo. Magari è un segnale di qualcosa che può cambiare da qui alle prossime partite. Fabrizio del Genoa Club Toronto ci chiede sempre, ci chiede ancora, cambi troppo tardivi forse, Carlo? Ma io concordo con Gilardino quando dice che lui ha visto la squadra viva fino al gol dell'Atalanta e anche dopo il gol dell'Atalanta. Adesso io non vorrei infierire, però insomma Gasperini mette dentro un certo signor Muriel e Gilardino deve mettere dentro, con tutto il rispetto, un certo signor Puskas. Insomma alla fine il discorso è che oggi la panchina del Genoa non riesce a dare quel cambio di passo che invece tante altre avversarie riescono ad avere, vuoi per limiti di rosa, vuoi per limiti del mercato, vuoi anche perché insomma oggi c'erano fuori signori giocatori. Questa squadra insomma noi diciamo che è a trazione posteriore, perché i migliori interpreti oggi con continuità sono nel reparto difensivo. Insomma non si può pretendere di più da questo Genoa se manca Messias, se manca Retegui e se Malinowski non è ancora il Malinowski che magari giocava nello stadio alle nostre spalle. Questo per dire che gli elementi ci sono, però insomma deve girare anche nel verso positivo. Io penso che Retegui sia stato appositamente apposta fuori oggi per non rischiarlo, perché insomma se dobbiamo scegliere la partita della vita è quella di venerdì e non quella con l'Atalanta di questa sera. Io sono convinto che insomma anche se con Malinowski servirà un po' di pazienza, con il recupero di Retegui e magari con la spinta dei 33.000 di Marassi, insomma magari la Salernitana potrebbe avere un po' di difficoltà ad avere un grande possesso palla. Sì, Gilardino ha detto che probabilmente appunto sulla situazione infortunati, ha detto che insomma gli infortunati verranno valutati in settimana e ad ora non sa dire appunto chi ci potrà essere, ma ha lasciato una porta aperta, una speranza per esempio per Retegui, e invece ha escluso che ci possa essere il rientro di Messias. Gilardino ha anche sottolineato il fatto che la partita di oggi era fra due squadre che probabilmente stanno disputando due campionati diversi, quindi insomma il Genoa deve guardarsi insomma ha la parte bassa da gestire e invece l'Atalanta è una squadra che è proiettata all'Europa. Venerdì sicuramente sarà tutta un'altra storia e probabilmente con qualche rientro, qualche cambio, io immagino che sia tutta una partita diversa. Allora sottolineo i grandissimi complimenti che Gasperini ha fatto al Genoa, squadra che si difende molto bene, squadra che gioca compatta, squadra che sa rendersi pericolosa nelle ripartenze. Secondo me non sono dichiarazioni di circostanza, penso che questo sia veramente il Gasperini pensiero. Al di là delle frasi che vengono dette nelle conferenze stampa, io ho visto un Gasperini totalmente sollevato, perché secondo me questa partita la temeva, e ho visto un Gilardino non particolarmente rammaricato, segno che insomma più di così questo Genoa su questo campo non poteva fare. Sei d'accordo o no? Sì, di solito vediamo un Gilardino termine gara disfatto, sfinito, occhi rossi, sguardo insomma così. Oggi ho visto un Gilardino che ovviamente non era un Gilardino contento, era comunque un Gilardino che insomma era ovviamente rammaricato per il risultato, ma non era un Gilardino in qualche modo depresso, era già un Gilardino proiettato alla partita di venerdì e insomma con una speranza davvero di fare una
di avere fare una partita diversa. Gasperini, come dicevo prima, invece mi è sembrato veramente sollevato dopo, insomma, i gol della vittoria, e come diceva Carlo, i complimenti mi sono sembrati veramente sinceri. Un'ultima annotazione per quanto mi riguarda, nuovo asterisco di merito per Morten Frendrup, ancora una volta padrone del centrocampo del Genoa, a furia di ottime prestazioni, magari ci dimentichiamo di sottolinearlo, però insomma Frendrup anche questa sera a Bergamo ha allungato il suo splendido campionato. Laura, conclusione? Fiducia, fiducia, fiducia. Oggi abbiamo vissuto qui a Bergamo una partita che, insomma, contro una squadra allenata da Gasperini è sempre una partita comunque diversa da tutte le altre. Stadio comunque molto bello e super fiduciosi per la partita di venerdì, senza alcun timore. Ebbene, allora dalla Gavis Stadium possiamo chiudere qui il nostro collegamento. Tutto questo video lo troverete tra qualche istante su YouTube e poi naturalmente sul nostro sito. Da domani naturalmente nuovi approfondimenti per quanto riguarda questa partita, diciamo che boccia il Genoa soltanto a livello di risultato e non certo a livello di prestazione, e poi naturalmente cominceremo le tappe di avvicinamento alla prima di 5 finali di Champions League che attendono il Grifone, ricordiamo, in casa con la Salernitana, poi si andrà a Cagliari, poi in casa il Verona, poi si andrà a Frosinone e poi si chiuderà questo ciclo delicatissimo in casa con l'Empoli. Non facciamo il giochino delle tabelle perché insomma poi alla fine si rischiano grandi figuracce, diciamo in assoluto che insomma c'è tantissima fiducia per quanto riguarda questo Grifone. Grazie naturalmente a tutti quelli che ci hanno ascoltato nel corso della giornata, un ringraziamento particolare naturalmente a Laura Rovellini. Grazie Carlo, e un ringraziamento a tutti voi che ci seguite sempre, mi raccomando www.carlodanani.it, mi raccomando YouTube Carlo Danani, e noi ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Abbiate fiducia che Gilardino e il gruppo ci daranno soddisfazioni. Dalla notte bergamasca un caro saluto a tutti voi, ciao.